Buongiorno a tutti, concittadine e concittadini di Caltagirone. E questo è il decimo video messaggio che ho adottato come strumento di comunicazione nei confronti della città da quando viviamo la terribile esperienza del coronavirus. Registro quando sono da poco passate le 11 di oggi 4 maggio, di questa giornata a lungo preparata, a lungo desiderata per la parziale ripresa, così si dice, delle ordinarie attività lavorative nei settori in cui ciò è possibile, così come è stata presentata dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle ordinanze del Presidente della Regione ed anche dalle ordinanze sindacali. Una giornata che dovrebbe poter segnare, almeno psicologicamente, un prima e un dopo in questo lungo tunnel che abbiamo tutti insieme vissuto e che tuttavia non ci deve assolutamente fare abbassare la guardia. Oggi, leggendo la stampa, quella scritta, quella online, quella sentita per radio e televisione, da più parti le preoccupazioni non si attenuano, anzi è possibile temere, è ragionevole temere una ripresa dei contagi dovuta proprio alla maggiore libertà personale consentita da oggi 4 maggio. E allora è il momento, ancora una volta e ancora di più, della responsabilità individuale. Non affidiamoci soltanto ai controlli che non mancheranno delle forze dell'ordine, di carabinieri, di polizia, di guardie di finanza, di polizia di Stato, di polizia locale e di tutte le altre armi. Non affidiamoci solo a questo, affidiamoci ai nostri personali, individuali, responsabili comportamenti che devono essere finalizzati a tutelare ognuno di noi e ognuno di noi, tutelando se stesso, finisce per fortuna con il tutelare anche gli altri, anche l'interlocutore. Quindi dobbiamo vivere questa nuova fase con grande senso di misura, con grande senso di responsabilità, con grande senso di civismo, ognuno nei confronti dell'altro. E ho ritenuto giusto, dopo alcuni giorni, ripresentarmi con questo strumento del videomessaggio per dire le cose come stanno nella nostra città dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista della ripresa economica e delle iniziative che l'amministrazione vuole mettere in campo. E intanto vi offro qualche dato che si riferisce appunto alla prima mattinata di questo 4 maggio. Risultano ricoverati in ospedale in questo momento 30 pazienti nel centro Covid in malattie infettive. Di questi 30 pazienti, 14 sono caltagironesi, sono nostri concittadini. Risultano 2 degenti, 2 ricoverati in terapia intensiva. Di questi 2 cittadini, nessuno di essi è caltagironese. Quindi caltagironesi ricoverati in questa prima mattinata del 4 maggio sono 14 su 30. E nel mentre abbiamo appreso con grande gioia le dimissioni dall'ospedale dopo quasi un mese del nostro amato vescovo, di Sua Eccellenza Monsignor Calogero Peri, a cui vanno i più profondi e sentiti compiacimenti per la sua avvenuta guarigione, ho avuto modo personalmente di sentirlo diverse volte nell'arco di questo mese e dalle sue parole sempre la stessa sobrietà, la stessa umanità, la stessa solidarietà nei confronti di tutti. E le notizie che mi giungevano da quel reparto, dall'ospedale, erano di una degenza di un uomo, di un prelato,
di un pastore che si occupava più degli altri che di se stesso. Adesso, dopo qualche giorno di meritato riposo e di meritata ripresa, non vediamo l'ora, tutti quanti, appena sarà possibile, di poterlo rivedere e, quando davvero questo sarà possibile, di poterlo riabbracciare affettuosamente, con la stima e con l'affetto di sempre, come tante volte abbiamo fatto. Non giungono, ahimè, notizie positive circa la sorte degli anziani ricoverati presso quella casa di riposo, quella struttura sanitaria per anziani che tanto ci ha fatto soffrire e tanto ci ha fatto tribolare. È notizia di queste ultime ore di altri decessi, 4 decessi, che certamente ci consentono, ci mettono nella condizione, ci impongono di essere tristi, di essere partecipi di questi lutti e di essere soprattutto consapevoli che il contagio, quando colpisce, non perdona, che il contagio, quando è presente, può determinare lutti e morti. Queste notizie non sono buone, ma io ho il dovere di darle alla città, ho il dovere di fornirle ai nostri concittadini. Speriamo che tutto si possa fermare lì dove oggi sembra il contagio si sia fermato. Ecco, dicevo del 4 maggio, della ripresa. Ho personalmente voluto, insieme a tutta la giunta comunale, che vi assicuro in questi giorni ha continuato a lavorare e a lavorare intensamente, ci siamo collegati ripetutamente con il sistema Skype, qualche volta, e mantenendo le distanze di sicurezza assolutamente in maniera scrupolosa, ci siamo anche visti per programmare i passaggi di questa nostra ripresa, a cominciare proprio dalla verifica e dal controllo presso le strutture comunitarie, che sono state un vero tallone di Achille in tutta Italia e in tutto il mondo. Ho notizia di pochi minuti fa che l'Istituto Superiore di Sanità ha adesso fornito una scheda conoscitiva molto particolareggiata, più particolareggiata che nel passato, che sarà inviata alle autorità sanitarie, quindi alle organizzazioni delle ASP ed anche ai sindaci, perché i sindaci possano, questa scheda conoscitiva, diramarla alle singole strutture. Noi abbiamo anticipato di qualche settimana, di qualche giorno, l'Istituto Superiore di Sanità, ci siamo fatti consigliare, ci siamo inventati una scheda conoscitiva che è già all'esame delle autorità sanitarie, ma essendo quella che arriverà dell'Istituto Superiore di Sanità annunciata ancora più approfondita e più particolareggiata, la notificheremo a tutte le strutture comunitarie. Insomma, tutti ci siamo accorti che è lì, in quel tipo di comunità, la maggior parte del problema che soprattutto dalle nostre parti abbiamo vissuto. Dicevo che insieme alla giunta ho voluto, tutti insieme abbiamo voluto, che mercoledì prossimo, giorno 6, alle ore 8:30, si riaprano i cancelli del nostro cimitero. Ho detto i cancelli perché saranno riaperti i due cancelli, quello centrale sul piazzale ed anche il cancello che dà accesso alle nuove realizzazioni, quelle appunto più recenti. Concittadine e concittadini di Caltagirone, dobbiamo essere all'altezza del compito. Non possiamo andare tutti alle 8:30 di mercoledì per portare un fiore ai nostri defunti. Dobbiamo essere intelligenti,
dobbiamo saperci scaglionare, dobbiamo sapere organizzarci. E allora entreremo in maniera contingentata, individualmente, uno alla volta, e speriamo di non essere costretti ad arrivare ad altri contingentamenti, come potrebbe essere invece un orario di ingresso per chi ha un cognome con iniziale dalla A alla L e chi ha un cognome con iniziale dalla M alla Z. Dobbiamo essere in grado di autoregolamentarci e di entrare a 100 persone alla volta individualmente nella parte cosiddetta nuova, 200 nella parte storica, nella parte monumentale, e di fermarci al massimo 30 minuti, non di più, perché dobbiamo dare la possibilità agli altri di avvicendarsi una volta che noi saremo usciti, perché il numero contingentato deve essere sempre quello: 100 nella parte nuova, 200 nella parte monumentale, storica, tradizionale. Dipende da noi. Io posso mettere i vigili urbani lì davanti, posso dire al nostro gruppo comunale di protezione civile di darci una mano, ai custodi del cimitero, io stesso insieme alla giunta alle 8:30 saremo all'ingresso del cimitero, perché vogliamo capire, comprendere la portata del fenomeno. Dobbiamo autoregolamentarci, la pazienza di qualche giorno e tutto poi si avvierà in maniera normale, con gli orari normali e con gli ingressi non contingentati. Ma temo che i primi giorni siano di particolare affluenza. Ecco che la regolamentazione, l'autoregolamentazione sarà ancora più importante. Abbiamo tanto tempo, tutto il tempo che vogliamo, per recuperare quello che ci è mancato in questi due mesi, in queste terribili 8 settimane. E la visita ai nostri cari defunti è qualcosa che è mancato a tutti, così come tanti altri aspetti della vita ordinaria. Stiamo mettendo in distribuzione delle mascherine, e qui desidero essere assolutamente chiaro: la protezione civile regionale ha fatto arrivare al comune di Caltagirone, come ha fatto arrivare a tutti i comuni, grosso modo una mascherina per ogni abitante. Quindi a Caltagirone sono state consegnate 40.000 circa mascherine. Se dovessimo consegnare una mascherina monouso, quella che dura 4 ore, ci dicono, e magari non 4 ore, ma anche fosse l'intera giornata, ad ogni cittadino, avremmo davanti una autentica impresa per, evitando gli assembramenti, distribuire una mascherina che da stamattina costa in 100.000 punti di rivendita in tutta la nazione 50 centesimi per la convenzione che è stata sottoscritta ieri o l'altro ieri dal commissario Arcuri, dal commissario nazionale per l'emergenza sanitaria, per consegnare una mascherina. Che senso ha consegnare una mascherina del valore di 50 centesimi a chi non ha bisogno di risparmiare 50 centesimi? E allora la giunta comunale di Caltagirone ha deciso di fornire un numero sufficiente, nemmeno congruo, sufficiente per tamponare qualche giorno, per amministrare la mascherina per qualche giorno a quegli stessi nuclei familiari che con tanto decoro e con tanta compostezza hanno chiesto e ottenuto il buono spesa, la fascia più debole della nostra società, la fascia più fragile della nostra società. E non sono solo quelli, come mi è stato scritto su Facebook, io cerco di rispondere un po' a tutto e a tutti, quelli che prendono il reddito di cittadinanza e magari lavorano a nero. Ma che discorsi facciamo? Che discorsi facciamo?
I nostri servizi sociali ben conoscono il bisogno reale e sanno anche chi il bisogno reale non ce l'ha. Noi stiamo sostenendo dal punto di vista alimentare e consegneremo loro le mascherine a chi ha reale bisogno. Stiamo anche lavorando all'ipotesi mercato settimanale. Le disposizioni nazionali e le disposizioni regionali non ci consentono in atto di poter riaprire il mercato settimanale del sabato. Impossibile farlo. Sono troppo restrittive le misure. E allora stiamo per venire incontro alle esigenze degli ambulanti, dei commercianti, nell'armonia della città complessivamente intesa, stiamo studiando una ipotesi diversa e alternativa in via sperimentale pur di dare nel più breve tempo possibile una risposta ai commercianti ambulanti. Così come stiamo verificando e valutando, e abbiamo già un pacchetto di idee e di iniziative che sottoporremo al Consiglio Comunale nei prossimi giorni per fronteggiare con le possibilità finanziarie del nostro comune, che fanno da parallelo alle risorse dello Stato e alle risorse della Regione, per sostenere l'economia locale, i ceti produttivi della nostra città. Sappiate, amiche e amici di Caltagirone, concittadine e concittadini, che tutto quello che potrà essere fatto dal comune, dall'amministrazione comunale, sarà fatto. E anche per questo abbiamo dato vita ad un tavolo tecnico con dei sottogruppi di lavoro già la scorsa settimana per acquisire idee, proposte, suggerimenti. E mi fa piacere, lo dico con grande serenità, che le quattro maggiormente rappresentative e storicamente rappresentative associazioni di categoria stiano finalmente, avendo ritrovato un comune denominatore, lavorando insieme e insieme all'amministrazione comunale per sostenere questo momento di ripresa, che non sarà né facile né breve, sarà anzi particolarmente complesso. Ma sappia chiunque che tutto quello che l'amministrazione comunale potrà fare, senza ovviamente sfasciare il proprio bilancio, il proprio equilibrio di bilancio che abbiamo faticosamente in questi anni riportato su un binario di quasi completa ordinarietà, sarà fatto, e sarà fatto con lo spirito di chi vuole che la ripresa non sia soltanto una formula, ma sia realmente un impegno di tutti nel campo dell'artigianato, nel campo del commercio, nel campo dell'associazionismo, nel campo dell'agricoltura, nel campo delle libere professioni, nel campo cioè di tutte quelle partite IVA che la mattina si alzano, alzano una saracinesca, accendono una luce e producono per la intera società, oltre che per la propria famiglia, il che è del tutto legittimo e indispensabile. Grazie, e se sarà necessario, al prossimo incontro video.